Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi andremo a vedere il kit per GoPro 72 in 1 che HSU mi ha gentilmente inviato. Questo kit è compatibile con la maggior parte delle GoPro presenti in commercio, ma è specifico per le GoPro Hero 9 e Hero 10 perché sono presenti alcuni accessori come lo scafandro e le custodie che sono compatibili solo con quei modelli. Ma adesso andiamo subito a vedere che cosa c'è all'interno del kit. Per prima cosa andiamo a vedere le custodie. La prima è una valigetta molto comoda dove potremo inserire veramente tantissimi accessori della GoPro. Questa rete è morbida e invece la valigetta è abbastanza rigida. Al suo interno troviamo tutta questa sezione di gomma piuma che possiamo andare a rimuovere completamente oppure la possiamo personalizzare andando a togliere i singoli pezzi in modo da poter inserire tutto quello che vogliamo. Ad esempio rimuovo questo e qui potrò inserire ad esempio lo scafandro e così via. Poi troviamo quest'altra custodia piccolina che è adatta per inserire le GoPro. Quindi ad esempio inserisco la GoPro Hero 10 e come possiamo vedere entra perfettamente e così la potremo trasportare senza rischiare di graffiare eventualmente la lente. Poi abbiamo quest'altra piccola sacca per il trasporto di altri accessori o insomma di tutto quello che vogliamo. Adesso passiamo agli adesivi. Prima di tutto vediamo questo qui che è un supporto di sicurezza. Infatti andremo a rimuovere questa pellicola e potremo agganciare ad esempio questo supporto nella nostra tavola da snowboard per poi agganciare successivamente la GoPro in modo che nel caso in cui dovesse sganciarsi da un altro supporto comunque c'è sempre questo di sicurezza. Poi abbiamo tutti i doppi adesivi come ad esempio questo qui che potremo andare a inserire ad esempio qui. Quindi togliamo la prima pellicola, la agganciamo qua, togliamo la seconda pellicola e avremo il nostro supporto curvo, ad esempio, per agganciarlo a un casco. Anche in questo caso avere un secondo supporto non fa male. Stessa cosa vale anche per il supporto piatto. Come vediamo abbiamo tantissimi di questi doppi adesivi, quindi potremo appiccicare anche altri accessori. Tutto dipende dalla nostra creatività. Parlando dei vari supporti, troviamo la pettorina che si rivela molto comoda per le riprese ad esempio in moto, sulla bici o anche magari se andiamo a correre. Io già qui in questo accessorio che negli altri ho inserito alcuni dei pezzi che sono sempre presenti all'interno di questo kit. Quindi andremo a inserire tranquillamente la pettorina ed agganceremo la GoPro qui. Una volta agganciata potremo inclinarla in questo caso più verso il basso che verso l'alto, quindi potrebbe essere più comodo inserire ad esempio quest'altro tipo di accessorio sempre incluso nel kit. Lo andremo a inserire qui e quindi potremo inclinare la GoPro anche verso l'alto. Un altro supporto è questo qui che lo potremo andare ad agganciare sia al nostro polso che magari su un palo o comunque anche su un manubrio, insomma dove meglio credete. Poi troviamo il classico accessorio per la testa che è stato uno dei primi a essere presenti al mercato dalla GoPro HD Hero 2. Si rivela comodo in alcune situazioni mentre in altri potrebbe essere semplicemente più comoda la pettorina. Troviamo anche questo tipo di aggancio che magari lo possiamo inserire in determinati tipi di caschi, ad esempio quelli là da ciclisti o in altri posti che permettono questo tipo di aggancio. Fa sempre comodo avere dei supporti differenti da poter adattare in base alla situazione. Alcuni di voi non sapranno che cos'è questo accessorio, ma diventa comodo se volete ad esempio fare delle riprese del vostro volto nel momento in cui avete l'aggancio sul casco. Fate finta che questo sia il casco e la GoPro comunque riprenderà sempre frontalmente. Inserendo questo tipo di aggancio potreste inserire la GoPro qui per avere una visuale del vostro volto, quindi si può rivelare comodo in alcune situazioni. Per questa sezione di accessori farò una brevissima descrizione perché veramente ragazzi sono tantissimi quelli presenti in questo kit.
Abbiamo la ventosa che può essere comoda per le riprese all'interno della macchina. Non so se l'aggancerei al di fuori della macchina, nel senso che è sempre molto rischioso, soprattutto se andate a velocità elevate, quindi diciamo a vostro rischio e pericolo. Personalmente questo tipo di accessori li ho utilizzati sempre all'interno dell'automobile e comunque non ho mai avuto alcun tipo di problema. Troviamo poi questo accessorio che è veramente comodo, perché in questo caso è una semplice prolunga, ma se fate attenzione questo piccolo pezzo ci permette di cambiare orientamento alla GoPro, quindi invece di riprendere frontalmente possiamo riprendere lateralmente. Ho montato questo piccolo supporto nell'aggancio per la bici, infatti questo qui è adatto proprio per i manubri da bicicletta. Da qui lo andremo ad allentare e lo potremo poi successivamente stringere. Ma se io avessi montato direttamente la GoPro qui, considerato che il manubrio passa da qui, avremmo avuto la GoPro che riprende lateralmente. In questo caso potremmo andare a montare tranquillamente sul manubrio della nostra bici la GoPro che riprenderà frontalmente o magari verso di noi. Un altro accessorio sempre per il manubrio può essere questo qui, infatti andremo a svitare la vite e poi potremo agganciare questo supporto al nostro manubrio. La comodità di questo accessorio è che ha la testa, che appunto si può ruotare, quindi non avremo problemi di alcun tipo per quanto riguarda l'inquadratura. Un altro accessorio veramente comodo è questa clip, perché la possiamo agganciare in posti comunque non troppo spessi, però si rivela fondamentale per tantissime cose. Ad esempio, la potrei tranquillamente agganciare allo zaino e quindi avere una ripresa in prima persona senza dover utilizzare magari la pettorina o l'aggancio per la testa. Poi troviamo i classici supporti della GoPro, quelli che non avete visto montati sono qui. Ovviamente abbiamo anche l'aggancio per il treppiedi e vi voglio fare vedere la funzionalità di questo gommino, che molti di voi non sanno che cos'è. Serve sia per bloccare il supporto, sia per evitare delle micro vibrazioni, ma soprattutto serve a questo. Infatti noi andiamo a svitare la vite e possiamo tranquillamente lasciarla appesa senza rischio di perderla. Troviamo poi questi lacci che ci permettono di utilizzare alcuni accessori agganciandoli magari al polso o comunque per agganciare tutto ciò che vogliamo. Ora vediamo i treppiedi e i selfie stick. Allora, prima di tutto notiamo come abbiamo questi supporti per lo smartphone, quindi potremo andare ad agganciare il nostro smartphone sia con questo attacco che con questo qui direttamente magari in questo piccolo treppiedi, che sembra la copia del Manfrotto Pixi che ho recensito la scorsa volta. La review la trovate qui sopra. Chiaramente questa versione è adatta esclusivamente per le GoPro o magari gli smartphone, comunque dispositivi molto leggeri. Quindi possiamo andare a agganciare il nostro supporto per lo smartphone qui e avremo il nostro piccolo cavalletto. La stessa cosa ovviamente la possiamo fare anche con la GoPro, con questo aggancio che abbiamo visto giusto poco fa. Poi abbiamo anche quest'altro supporto, anche qui agganciamo il nostro smartphone in questo modo, ma qui troviamo direttamente l'aggancio per i supporti GoPro. Quindi sì, lo possiamo andare a inserire in questo selfie stick, ma possiamo anche andare a inserire il nostro smartphone sulla pettorina. Chiaramente lo sconsiglio proprio in questo caso, però può essere una comodità per sfruttare al meglio tutti gli accessori che abbiamo per le nostre GoPro. Ed infine troviamo questo selfie stick che, grazie al classico aggancio per treppiedi, può essere utilizzato in combo con il piccolo treppiedi che abbiamo visto giusto poco fa. Quindi possiamo utilizzarlo anche così, il che non è affatto male. Ovviamente totalmente estendibile, poi lo andiamo a bloccare di qua. Ora purtroppo con questo tipo di ripresa non vi rendete conto di quanto è grande, ma vi posso dire che è lungo all'incirca 90 centimetri, quindi si rivela ottimo per il classico utilizzo da selfie stick, che appunto può essere veramente compatto
e quindi lo possiamo anche trasportare tranquillamente, oppure lo possiamo estendere al massimo. E sempre parlando di selfie stick, ne approfitto per passare alla sezione subacquea. Infatti troviamo questo classico supporto per GoPro che galleggia, quindi diventa veramente comodissimo a mare perché lo possiamo tranquillamente portare sott'acqua senza alcuno sforzo, ma comunque la GoPro poi galleggerà. Infatti lui è fra i miei accessori preferiti, insieme allo scafandro che è compatibile solo con le GoPro Hero 9 e Hero 10, che aggiunge comunque un livello di protezione extra all'impermeabilità già presente nelle GoPro. Infatti, per maggiori informazioni riguardo alle GoPro da portare sott'acqua, vi invito a dare un'occhiata al video qui sopra. Magari se dovete fare delle immersioni molto molto profonde, questo tipo di case potrebbe non essere l'ideale per voi, mentre per lo snorkeling e per attività comunque entro i 10 metri di profondità siete sicuri al 100%. Ma comunque questo tipo di case sono stati sempre gli unici che ho utilizzato con le mie GoPro. Onestamente non ho mai acquistato il case originale GoPro, anche perché non ho mai fatto immersioni molto profonde. Poi troviamo questi filtri che servono appunto per riprendere sott'acqua nel caso in cui ci troviamo a profondità di un certo tipo, perché appunto avremo molta meno luce e i video tenderanno comunque a essere più sul blu, e quindi potrebbe essere comodo utilizzare questi filtri, cosa che comunque non è necessaria quando facciamo del semplice snorkeling. Infatti, se non li andrete a utilizzare, potreste usarli semplicemente come clip protettiva per il vetro del vostro scafandro quando lo trasportate. Un altro accessorio che può essere utile da agganciare allo scafandro, questo modo per renderlo galleggiabile, è questo qui. Infatti inclusa anche un altro adesivo, appunto andremo a inserire sia qui e poi lo applicheremo qui, in modo che questo scafandro possa galleggiare. Infine, un accessorio che non avevo mai incontrato è questo qui, e permetterà alla nostra GoPro di galleggiare. Quindi se non vogliamo usare ad esempio il case con il galleggiante oppure questo piccolo selfie stick, possiamo magari mettere qui la nostra GoPro in modo che non affonderà del tutto a mare. Per l'ultima sezione di questo infinito kit passiamo alla protezione. Infatti troviamo due set per quanto riguarda le pellicole da applicare alla GoPro. Abbiamo i classici strumenti che troviamo anche nelle pellicole da applicare ai nostri smartphone, e troviamo sia le pellicole da applicare all'obiettivo della GoPro, ma onestamente questo tipo di pellicole le sconsiglio perché potrebbero creare alcuni effetti di rifrazione indesiderati. In questo caso però ho preso quello lì per il display anteriore, che ovviamente si rivela comodo per proteggerlo, mentre questo qui più piccolino appunto sarebbe adatto all'obiettivo, ma come vi dicevo ve lo sconsiglio, anche perché il supporto originale GoPro, proprio il cambio della lente, questo qui costa semplicemente 20 euro, quindi consiglio di utilizzare queste pellicole che sono incluse, ma per il display anteriore e per il display posteriore, perché appunto in questo caso andiamo ad inserire un livello extra di protezione per la nostra GoPro, e appunto abbiamo due set di queste pellicole, quindi sono veramente comodi da utilizzare. Ma adesso passiamo veramente al mio accessorio preferito, ovvero alla cover in silicone che utilizzo dalla GoPro Hero 5. Non varierà la forma della nostra GoPro, è tutto perfettamente accessibile e non rischieremo magari di graffiare inutilmente la GoPro nel caso di caduta. Ovviamente non pensate che la GoPro diventa
praticamente indistruttibile, però un piccolo strato di gomma in più sicuramente fa comodo. Poi qui di lato possiamo agganciare uno di quei fili che abbiamo visto poco fa. È incluso anche questo tappo per la lente. Infine, quasi dimenticavo, è presente anche lo sportellino laterale che può essere facilmente sostituito, che ci darà accesso alla porta USB. Quindi diventa veramente comodissimo se magari dobbiamo utilizzare la nostra GoPro insieme a un power bank e magari appunto la possiamo utilizzare in combo con la cover in silicone che ci darà accesso alla porta USB. Bene ragazzi, è stato un video più lungo del previsto, ma gli accessori sono tantissimi. In ogni caso troverete l'elenco completo di tutto quello che è incluso all'interno del kit nel link che vi lascio in descrizione. Questo kit al momento ha un costo di $86, ma se usate il mio codice sconto ASVideo avrete uno sconto del 10%, che porterà il tutto a un corrispettivo di circa €70. Visto il numero di accessori, il prezzo comunque è ottimo, perché questo kit racchiude tantissimi elementi, e alcuni dei quali non troviamo in genere negli altri kit, come ad esempio lo scafandro o comunque le altre custodie o sistemi di protezione. Mi raccomando, se il video di oggi vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.